Feudo Deseto, c'è stato un terremoto e l'hanno pulizzato, per fortuna. E tutte le cose, quello che... Dove mette? Dove ricerca? Bravissimo, qui lo schiaffo, via papà, la mamma, boom, papà, la boom, via armata, via... Bene, male che se ne sono accorto, sì, no. Voi lo sapete il fatto del figlio dell'imam, che è stato in Siria e si è fatto esplodere? Non lo so. La guerra è arrivata, ma mo arriva il carro. Pensate voi, qua in Calabria? Avete un po' paura? Pochissimo che stanno ammazzando. Quante su 100.000? 500 ne volessero ammazzare. Brahim Gharuan, figlio dell'imam di Selia Mohamed, qualche tempo fa è entrato nella lista degli 8 jihadisti italiani che risulterebbero morti in battaglia. Nel 2011 il tribunale del riesame di Catanzaro lo aveva scagionato dall'accusa di terrorismo virtuale perché il fatto non costituisce reato. Poco dopo Brahim è scomparso dalla zona, tutto mentre il tribunale ne disponeva il risarcimento da parte dello Stato italiano di 60.000 euro per ingiusta detenzione. Oggi Brahim è morto e nella moschea di Selia nessuno conosce più nessuno. Qui ci deve essere, ci sarà il luogo di preghiera, una moschea di fortuna all'interno di un garage dove il venerdì mattina si riuniscono i fedeli musulmani di questa zona per pregare. Vengono intanto a pregare qui però il venerdì. Io il venerdì non ci sono purtroppo. Vabbè, non sai se vengono qua a pregare tante persone? Magari un paio di macchine vengono, credo. Tu lo sai che era successo insomma nel 2011 che l'imam delle moschee di Selia aveva avuto quei problemi. Sì, però poi grazie a Dio è stato uscito, non è che alla fine è stato qua. Diciamo è stato chiuso, è stato magari mandato, è stato tutto uno sbaglio. Però il figlio è in Siria o no? Non lo so perché io mo ero in Marocco, mo sono arrivato, non so niente di loro. E poi torno sempre... Si era detto insomma che il figlio era morto in Siria combattendo. Non lo so nemmeno io, credi. Noi non siamo di questo. Siamo gente pacifica, è una vita che siamo qua. E la nostra religione ci dice di... La nostra... La parola Islam vuol dire pace. Quindi figurati, no?